Buon pomeriggio a tutti e buon 2 giugno. Ciao a tutti. Aspettiamo un po' che arrivi qualcuno. Sì. Ciao Loreta. Ciao. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Oggi che cosa facciamo? Facciamo il pan brioche allo yogurt senza uova, quindi facilissimo da preparare e anche abbastanza veloce. Sarà una diretta veloce. Oggi ero indecisa se farla oppure no, perché essendo un giorno di festa pensavo non ci fosse nessuno, però adesso vediamo. Ciao Lori, ciao Sonia, ciao Isabella, ciao a tutti, grazie. Che è successo a te? Io li vedo i commenti, tu no. E quindi? Come si striscia qua? Come si fa? Se da destra verso sinistra li togli, da sinistra verso destra dovresti mettere. Prova a metterlo in verticale. Non fa niente che adesso sembrerà che mi giro. Che si vede meglio. Prova. Io li vedo. Ciao Tina! Ciao Pasquina, ciao Cristina, Giovanna, Sonia. Ah, ci siete, ci siete. Pensavo che sarebbe stata Ci una sono, ci diretta sono. deserta. Adesso li Invece ci vediamo. siete. Ci sono. Ciao Adriana, Valentina. Bene, allora iniziamo. Facciamo il pan brioche, abbiamo detto, allo yogurt senza uova e senza burro, ma con l'olio extravergine di oliva. Gli ingredienti che ci servono ci sono, li trovate nel link in descrizione sulla diretta, però io adesso ve li dico. Metà farina 00 o 0 e metà Manitoba. Poi abbiamo bisogno di latte, yogurt, sale, zucchero, olio extravergine di oliva o di semi, fate come preferite voi, e lievito di birra. Il lievito di birra in questo caso sono 5 grammi. Ed è lievito di birra fresco. Se usate il lievito di birra secco, ne dovete utilizzare un terzo, quindi circa 1 grammo. Fate 2 grammi per sicurezza, ma 1,5 grammi è più che sufficiente. Non lo so se la bilancia lo pesa 1,5 grammi, quindi. Ok, iniziamo. Ciao! Ah, zia Franca! Ciao, zia Franca! Ciao a tutti! Ciao! Allora, Buongiorno. iniziamo aggiungendo al lievito lo zucchero. Mettiamo un po' di latte nel lievito e lo facciamo sciogliere. Così. Allora, il latte io l'ho riscaldato leggermente, però potrebbe andare bene anche a temperatura ambiente. Lo yogurt, che lo conserviamo necessariamente in frigo, uscitelo un po' prima così magari si stempera un po' la temperatura. Per il latte, anche a temperatura ambiente va benissimo. Allora, abbiamo sciolto il lievito nel latte con lo zucchero e lo uniamo alla farina. Naturalmente potete utilizzare qualsiasi tipo di farina voi vogliate, che sia la 0, la 00, la farina integrale, quello che volete. Allora, sciolto il lievito, aggiungiamo l'altro latte, questo è appena appena intiepidito. Come sempre vi dico, non aggiungete tutti i liquidi in una sola volta, ma poco alla volta. Ho ottenuto il primo impasto, il primo composto così già un po' amalgamato. Io lo sto facendo con la spatolina perché non mi voglio sporcare le mani, altrimenti mi devo allontanare, se no lo farei con le mani. E a questo punto aggiungiamo il sale. Aggiungiamo lo yogurt, anche per quanto riguarda lo yogurt non lo aggiungiamo tutto, ne lasciamo un po' e vediamo se ci serve l'altro. Se ci serve tutto, oppure noi dobbiamo utilizzare solamente una parte di quello che è nella ricetta. Perché, no, come abbiamo sempre detto, la quantità di liquido che andiamo a inserire nelle farine dipende, dalla temperatura dell'aria o dall'umidità dell'aria. Ora aggiungiamo l'olio. Ho detto, io sto utilizzando l'olio extravergine d'oliva, voi potete utilizzare anche quello di semi se lo preferite. Continuiamo ad impastare. Aspetto che
l'impasto si amalgami un po' e poi lo faccio con le mani. Come vedete, sembra che già l'impasto abbia preso il latte e lo yogurt sufficienti. Però adesso andiamo a vedere. Adesso mi devo sporcare le mani, nel caso mi devo allontanare. Lasciamo questa. Ciao a tutte. E andiamo a impastare. Allora, mi sembra che il latte ne servi, lo serva, ne abbiamo bisogno di tutto il latte. Oggi è una giornata strana, sbaglio a parlare. Prendiamo tutto, tutta la farina, tutto quello che è sulle pareti della ciotola. Ecco, come vedete è avanzato giusto un pochino di yogurt, che a me non servirà perché l'impasto è già pronto. Ecco perché vi dico sempre... Che yogurt, è neutro? Sì, sì, lo yogurt è bianco, neutro e non zuccherato. Però, vi dico la verità, che ho incontrato persone che mi hanno detto che fanno sempre questa ricetta e utilizzano addirittura lo yogurt alla frutta e mi hanno detto che si trovano benissimo, non si sente nessun sapore strano. Quindi se volete potete utilizzare anche uno yogurt qualsiasi, lo yogurt che avete in casa. Saluti dalla Finlandia, zona calda. Ciao! E andiamo ad impastare. Sempre, sempre verso il centro, così. Prendiamo la farina. Ora, nel caso in cui voi mettiate tutto il latte, perché non ci avete pensato prima a lasciarne un po', non succede niente. Che cosa fate? Lasciate l'impasto per 10 minuti, per 10 minuti riposare in una ciotola e poi lo andate a riprendere. Naturalmente, quando lo andate a riprendere, ci sarà bisogno di un po' di farina da mettere sulla spianatoia. Qui perché? Perché naturalmente se voi date tutta l'acqua, tutta una volta alla farina, la farina non ha la possibilità di assorbire il latte o il liquido che sia gradatamente e quindi non ce la fa ad assorbirlo, ha bisogno di tempo di riposo. Quindi non vi spaventate nel caso in cui voi aggiungiate tutto il latte, tranquilli, lasciatelo nella ciotola per 10 minuti e poi andatelo a riprendere e si risolve tutto. Francesca, ho detto lo yogurt, io ho utilizzato uno yogurt intero al naturale, però puoi utilizzare quello che vuoi, naturalmente magari evitiamo quella alla vaniglia perché proprio si sente, però puoi utilizzare quello che vuoi. Raffaele, sentiamo quella della Finlandia, come me. Sì. Ciao Raffaele. Sì, ma credo che lui mi segua già da tanti anni. Eh sì, ma è di origine di Monza. Sì, non è la prima volta che mi scrive. Saluti la capitale. Roma. Il nostro impasto, come vedete, è pronto. Un'altra cosa, quando mi scrivete i messaggi mi chiedete sempre più o meno la stessa cosa. Voi vi fermate a questo punto dell'impasto o addirittura prima e mi dite: Graziella, perché l'impasto è morbido? Oppure perché l'impasto non si è amalgamato? Semplicemente perché una volta uniti tutti gli ingredienti, l'impasto ha bisogno di essere lavorato. E quindi se io adesso lo lasciassi così, non andrebbe bene. Io diciamo che sono andata già un passettino avanti, però voi mi fate vedere delle foto che sono proprio indietro a questo punto. E quindi con l'impasto... Mi fai parlare? E quindi con l'impasto ancora più morbido. Poi per fare la traduzione è un problema. Sì, lo yogurt greco va benissimo, perché è bello sodo, va benissimo. Allora, lo lavoriamo per bene, per qualche minuto, così, energicamente. Se serve aggiungiamo un po' di farina.
andiamo a lavorare così. Così attiviamo sia la lievitazione che la maglia glutinica. Ora vedrete come sarà liscio. Chi volesse supportare la pagina può farlo inviando le stelline. Grazie. Vediamo sempre il piano del lavoro. Aggiungiamo un altro poco di farina. Sì, anche dolce può essere utilizzato lo yogurt, magari scarseggiate con lo zucchero che vi ho messo nel link, presente negli ingredienti. Scarseggiate. Ed eccolo qua. Una appiccica, è bello sodo ed è pronto per andare in lievitazione. Va bene? Cerchiamo di farlo diventare più bello. Così. Ecco qua. È pronto. Che cosa facciamo? Lo mettiamo in una ciotola con un po' d'olio. Così. Lo mettiamo qui. Lo copriamo. Così. E lo mettiamo a lievitare. Ora, l'altra domanda che voi mi fate sempre è: quanto tempo deve lievitare? Io non lo posso sapere, perché se in casa mia ci sono 25 gradi, questo sto facendo un esempio, in casa vostra ce ne potranno essere 18, 27, 28, non posso saperlo. Come facciamo a capire quando è lievitato? Allora, mettiamo il caso che questo qui è tondo, però se voi avete uno rettangolare, mettete il segno all'altezza dell'impasto. Quando è raddoppiato, l'impasto è pronto. Oppure, sì, con un pennarello. Oppure prendete un coltello e andate a fare un taglio sull'impasto. Così. Mia nonna, dopo aver fatto questo, si faceva il segno della croce. Praticate un taglio. Quando il segno che io ho fatto sull'impasto sarà scomparso, l'impasto è pronto, è lievitato. Penso che sono stata chiara, anche se oggi non accocchio le parole. Quindi, devi stare più calma. Va bene? Grazie Loreta. Ok. Ciao. Ovviamente tu hai detto 25,3, però in Finlandia è a zero, sotto zero. Appunto, peggio ancora, quindi come posso sapere io? In l'Alaska ci manca. Come ora, stato? Ora, il nostro impasto va a lievitare nella ciotola, al coperto, al riparo da correnti. Quindi lo potete mettere nel forno spento, al coperto, fino al raddoppio. Magia, 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 l'impasto lievitato. E qui, caramba, ce l'abbiamo. Vedete com'è bello lievitato? Wow. Questo, allora, ecco, vi faccio questo esempio. Io l'ho fatto stamattina verso le 10, credo. Sì, più o meno erano le 10. E l'ho messo in ciotola. Oggi non fa caldo qui da noi, anzi è piuttosto freschetto, a quest'ora è così, quindi neanche io so quante ore ci ha messo, purtroppo le lievitazioni vanno controllate a vista. Ora, cosa facciamo con questo nostro impasto? Innanzitutto puliamo bene qui, e lo andiamo a stendere. Se ci sono domande, sto da Chiara. Okay. Questo è l'impasto lievitato. Ora io inizio a stenderlo con le mani, così. Visto che è bello? Guarda, c'è tante bollicine.
dobbiamo cercare di farlo diventare rettangolare. Io nel link avevo fatto l'impasto in tre porzioni, quindi avevo diviso l'impasto in tre palline e poi l'avevo farcito per fare in tre porzioni. Però per cambiare oggi invece lo facciamo in un impasto unico e quindi lo andremo a stendere e poi ad avvolgere. Non ha bisogno forse neanche del mattarello, adesso vediamo che impasto è. Grazie alla Feresti il video del pan brioche farcito e penso che lo stiamo facendo adesso. Poi non lo so tu che cosa intendi per pan brioche farcito. Allora, un attimo, togliamo queste cose e arrivo. Andiamo a stendere un po', non lo maltrattate troppo, altrimenti tutto il lavoro fatto finora dal lievito lo andiamo a perdere. Questo è lo stampo che andremo ad utilizzare, che è di 30 cm di lunghezza, quindi ricolliamoci un po', ci siamo. Ora, una volta steso l'impasto, lo andiamo a farcire. Lo possiamo farcire come preferiamo, quindi con... Io ho preso il salame e questo formaggio qui, che non posso dire il nome, però penso che l'abbiate capito. Comunque un formaggio filante. E partiamo con la farcitura. Naturalmente potete mettere qualsiasi cosa voi vogliate. L'unico suggerimento che io vi do è di evitare la mozzarella. Se proprio dovete utilizzare la mozzarella, utilizzate una mozzarella asciutta. Lo ricopriamo bene. E andiamo a ricoprire col formaggio. Poi il video lo troverete su YouTube, verrà tolto subito sul canale Cucina Come Graziano. Andiamo a ricoprire. Naturalmente potete utilizzare veramente qualsiasi cosa, quindi anche dei carciofi sott'olio, veramente potete mettere il mondo nel pan brioche, il mondo. Quindi, ora che cosa facciamo? Allora, vediamo se lo faccio in questo verso, penso che lo farò in questo verso. Quindi faccio così, lo vado ad arrotolare così e così. Mettiamo dentro tutto il nostro ripieno, così. Rimbocchiamo i bordi, così per bene. Andiamo a metterlo nello stampo foderato. Io lo fodero per una questione di sicurezza, solo perché nel caso in cui dovesse fuoriuscire o la mozzarella o il formaggio, a volte si rischia che si attacchi allo stampo. Non vi preoccupate se fate un po' di pressione, tanto poi durante la lievitazione andrà tutto al posto. Sistemate bene. Ora un attimo solo che pulisco qui. E il nostro pan brioche, diciamo che si potrebbe dire che è pronto. Pan brioche farcito. Sì, farcito. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che rilieviti. Ora io non ho naturalmente il prodotto finito perché sennò io mi sarei trovata stasera con tre pan brioche, uno, due e quello finito. Quindi ora aspettiamo che lieviti, io poi lo cuocio e poi vi faccio vedere la foto del pan brioche cotto. Questo qui deve lievitare, come facciamo a capire quando è lievitato? Quando toccandolo con il dito
Vedete? Adesso rimane l'impronta. Si vede che rimane l'impronta. Vedete? Rimane l'impronta. Quando invece sarà lievitato, quando noi faremo così, l'impronta salirà verso l'alto, perché l'aria presente nell'impasto farà salire l'impronta. Una volta lievitato, lo andiamo a spennellare. Se non volete utilizzare proprio le uova in nessun modo in questo impasto, potete spennellarlo con il latte, oppure proprio con l'olio, o anche lasciarlo così, nudo. Lo mettete nel forno e basta. I tempi di cottura, anche quelli dipendono dal forno. Io lo cuocerò a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Però dipenderà anche questo dal modo in cui avrete steso il pan brioche, quindi se l'avrete steso più sottile, se l'avrete steso più alto, se l'avrete farcito di più, se l'avrete farcito di meno. È sempre da controllare. Nel caso in cui il pan brioche si colorisca troppo nella parte superiore, lo potete coprire con un foglio di carta stagnola e proseguire la cottura. Va bene? Ingredienti e dosi, dove Ingredienti e trovano? dosi sempre nel link in descrizione, sulla ricetta, sulla video diretta, e poi comunque il video lo potrete ritrovare su YouTube una volta finita la diretta. Iscrivetevi Iscrivetevi. nel frattempo perché come vedrete se andate su YouTube già c'è una piccola sorpresa di una ricetta che io pubblicherò domani su Facebook. Ho realizzato il video della parmigiana, bellissimo, non perché l'ho fatto io, però è veramente bello. Devo ringraziare Pino per avermi aiutata. Ciao, grazie Pino. Lo trovate su YouTube. Sì, il video è su YouTube. Iscrivendosi. Sì, iscrivendovi oppure No, andando possono su mettere YouTube, mi come vedete. piace, possono Sì, sì, commentare, sì, possono interagire sì. solo con Sì, e l'iscrizione. poi una volta iscritti, ogni volta che io pubblicherò un video su YouTube, vi arriverà una notifica in modo da sapere tutto quello che io pubblico. Va bene? Grazia, questo pan brioche, grazie a Cannone, questo pan brioche lo puoi realizzare a treccia tranquillamente. Il pan brioche non è solamente fatto a treccia, ma è fatto anche a plum cake, è fatto a palline messe una accanto all'altra, si chiama lo stesso pan brioche. Per realizzarlo a treccia è facilissimo. Invece di far lievitare l'impasto in una ciotola, lo dividi in tre. Fai dei filoncini e lo metti a lievitare separatamente. Una volta lievitato, vai a stendere ogni filoncino, lo farcisci, lo chiudi e poi lo intrecci. E comunque nel sito c'è già la ricetta del pan brioche farcito a treccia. Poi, se vuoi, ti mando il link. Va bene? Perché il pan brioche farcito a treccia l'ho già fatto. Per questo io oggi ho fatto questo, perché quello a treccia l'ho già fatto. Quello a sfere l'ho già fatto, questo qui non l'avevo ancora fatto e ho preferito farlo così. Tutto qui, però il pan brioche non è solo un tipo di pan brioche. Ok? Va bene. Ciao Orietta e ciao a tutti. Grazie Floriana, grazie Esther. Allora, ora io questo qui lo metto in lievitazione. Lo copro con la pellicola e poi vi faccio vedere il risultato del pan brioche finito nella fotografia fra un po', fra qualche ora, perché questo deve rilievitare. Quindi Va viene bene? lievitare, poi lo inforni, cuoce. Sì, adesso questo qui va in lievitazione, sicuramente ci metterà almeno un'oretta. Dopodiché lo inforno e poi vi faccio vedere la fotografia del pan brioche Lo stesso pan brioche, No, un altro, io faccio le magie e farò un altro pan ovviamente. brioche. Si Tu gli metti riconosce, così il pensiero che io abbia un sì. Sì. altro pan brioche e Non non c'è, ce non l'ho. c'è, lo stesso. Mettiamo il Ok. segno distintivo. Sì, facciamo un segno Lo stesso è distintivo. lui. Facciamo un taglietto qui. Così, visto che il regista è molto carino da insinuare il dubbio che io vi possa prendere Io in non ho nessun giro, dubbio. facciamo un segnetto qui. Ok? Sembra per loro, non c'è Ah trucco, non c'è sì, inganno. certo. Va bene. Ok, allora dopo la diretta vi faccio vedere il risultato. Nel frattempo, se vi va, iscrivetevi a YouTube e ci vediamo giovedì pomeriggio alle 4:30 per fare una ricetta dolce. Vorrei fare una cosa fresca,
forse o i Raffaello oppure i tartufini di ricotta e cocco. Ora vediamo un po' che cosa fare. Comunque devo fare un dolce fresco, va bene? Raffaella. Va bene? Ok, allora, grazie a tutti, ci vediamo giovedì. Grazie, ciao! Ciao, alla prossima. Ciao!